Pace bene a tutti e ben ritrovati qui ad Itinerari Domenicali 800 anni dopo Greccio. Quest'oggi avremo la gioia di avere con noi, seppur a distanza, ma insomma comunque sarai in presenza, un carissimo amico che forse conoscerete perché ogni giorno ci tiene aggiornati su ciò che accade in Medio Oriente ed è Giovanbattista Brunori. Ciao Giovanbattista e benvenuto qui a Padre Pio TV. Ciao, buonasera, padre Perrone e buonasera a tutti. Quest'oggi la tematica sulla quale ci confronteremo è Erode, le guerre di oggi, i bambini, le prime vittime. Dicevo di Giovanbattista che è attualmente corrispondente responsabile dell'ufficio RAI per il Medio Oriente a Gerusalemme, archivista, giornalista, professionista, caporedattore e al TG2 RAI si è occupato di esteri e informazione religiosa. Bene, Giovanbattista, noi procediamo come usualmente facciamo, vedendo il servizio che ha preparato per noi Paola Russo. Dal presepe emerge chiaro il messaggio che non possiamo lasciarci illudere dalla ricchezza e da tante proposte effimere di felicità. Il palazzo di Erode è sullo sfondo, chiuso, sordo all'annuncio di gioia. Nascendo nel presepe, Dio stesso inizia l'unica vera rivoluzione che dà speranza e dignità ai diseredati e agli emarginati. La rivoluzione dell'amore, la rivoluzione della tenerezza. Dal presepe Gesù proclama con mite potenza l'appello alla condivisione con gli ultimi, quale strada verso un mondo più umano e fraterno, dove nessuno sia escluso ed emarginato, soprattutto se piccolo, bambino e indifeso. E le guerre di oggi, come mai è stato nel passato, sono particolarmente atroci e sconvolgenti perché colpiscono i bambini e le loro madri. La guerra è brutta e ci toglie la pace e la vita. Dobbiamo lavorare per la pace perché la pace è bella. Lo ha detto il pontefice rivolgendosi alle migliaia di bambini che lo hanno incontrato in Vaticano lo scorso 6 novembre. Ma come si fa la pace? Non c'è un metodo per impararla, ma si può imparare da un gesto, con la mano tesa. La mano tesa dell'amicizia, cercando sempre di coinvolgere le altre persone per andare insieme. La pace si fa con il cuore e con la mano tesa. La guerra è un male assoluto, terribile sciagura, virus senza vaccino, offesa verso l'umanità e verso Dio. La pace è bene assoluto, seme di fraternità universale, condizione necessaria per lo sviluppo della vita umana. Pace, cuore delle religioni. Sono infinite le espressioni che Papa Francesco ha utilizzato in merito. Dall'inizio del conflitto in Ucraina fino all'attuale guerra in Medio Oriente, non è trascorso giorno senza un suo appello a far tacere le armi e a porre termine alla tragedia di un conflitto che provoca vittime, causa milioni di profughi, distrugge le città, alimenta l'odio tra i popoli. All'udienza generale dell'8 aprile 2015, il Papa Francesco disse: «Non scarichiamo sui bambini le nostre colpe, per favore. I bambini non sono mai un errore. La loro fame non è un errore, come non lo è la loro povertà, la loro fragilità, il loro abbandono. Semmai, questi sono motivi per amarli di più, con maggiore generosità. Ogni bambino emarginato, abbandonato, che vive per strada mendicando e con ogni genere di espedienti, senza scuola, senza cure mediche, è un grido che sale a Dio e che accusa il sistema che noi adulti abbiamo costruito. Ogni giorno, in ogni angolo del pianeta, bambini continuano a morire sotto le bombe. Sono brutalizzati e sfruttati nel fisico e nella mente. Vengono rapiti, discriminati. Le tragedie di cui sono vittime innocenti segneranno per sempre la loro vita. Queste sono le riflessioni del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 20 novembre, Giornata Mondiale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza. Il mondo, ha detto il Presidente, sottrae a se stesso il proprio futuro. Guerre, crisi climatiche, povertà fanno aumentare di anno in anno il numero di bambini e adolescenti in fuga dalla propria condizione, dalla propria terra, alla ricerca della salvezza e dell'emancipazione da un destino disumano. Le bambine e i bambini hanno diritto a pari opportunità nella vita, hanno diritto di essere ascoltati, accettati e di vivere la loro età. Hanno diritto alla pace. Riconoscere in concreto e promuovere questi diritti, fornendo gli strumenti per diventare adulti consapevoli, vuol dire offrire a tutti noi la speranza di un futuro migliore.
Ecco, Giovan Battista, tu sei un testimone che vive, che vede, che accoglie un po' tutte quelle che sono le informazioni presenti, no? Nella terra dove attualmente ti trovi. Ma prima di giungere a confrontarci con la tematica, diciamo, di questo incontro, vorrei chiederti, ecco, sappiamo bene che lavori da molto tempo nel mondo del giornalismo, ma la tua vita viene anche scritta oltre le pagine di un giornale o attraverso le dirette della TV. Chi è l'uomo Giovan Battista oggi? Beh, intanto ti ringrazio di questa domanda. Sai, io mi pongo come una persona che cerca di fare al meglio la propria professione. Certamente questa è una zona molto difficile, molto complicata, piena di contrasti, piena di lotte, di guerre, di violenza. E quando c'è la violenza, naturalmente è complicato, è più complicato riuscire a fare buona informazione perché quando c'è una guerra la prima vittima è proprio la notizia, la verità, no? La prima vittima della guerra è proprio la verità. Io porto con me, sono venuto qui a Gerusalemme come caposede della sede Rai per il Medio Oriente a luglio e sapevo di venire in una terra difficile. E nello stesso tempo una terra affascinante, e con l'obiettivo di raccontarla a 360 gradi, perché senza pregiudizi, senza preconcetti. E in questo la mia formazione mi aiuta. Io sono un giornalista qui, naturalmente, però porto con me la mia esperienza. Sono stato catechista in passato. Sono stato impegnato nel volontariato, che faccio ancora per quanto possibile, e sono cristiano. Ma qui il mio compito è quello di osservare la realtà con gli occhi di una persona che appunto che vuole ascoltare. Ecco, questo è secondo me la cosa più importante. Io noto che ci sono tante persone, troppe persone che sanno già. Hanno già le idee chiare su tutto. Ecco. E credo che venendo in questa terra, in modo particolare in questa terra santa, bisogna togliersi le scarpe e entrare come in un santuario. Come quando si entra in un santuario, bisogna avere anche l'umiltà di capire e di ascoltare prima che di esprimere la propria opinione. Ecco. Quindi mi pongo come una persona che con umiltà, ma con rigore, e cerca di ascoltare innanzitutto, perché questa è la prima cosa che secondo me serve, cioè imparare ad ascoltare e quindi raccontare quello che effettivamente accade, perché purtroppo stando proprio qui uno si rende conto anche della distanza che c'è tra le informazioni che girano, soprattutto su internet, le fake news come vengono chiamate, e poi invece la realtà dei fatti. Ecco, proprio questa distanza. Io cerco con la mia sensibilità di colmarla con molta pazienza, con rigore, però anche con la consapevolezza che fare una buona informazione è un servizio pubblico, è un buon servizio e credo che sia molto importante. Come hai compreso di essere stato chiamato a svolgere questo lavoro? Per te è solo una professione lavorativa o una missione? Posso confidarti una cosa? Molti anni fa, è la prima volta che parlo di questo in pubblico, e molti anni fa facevo il servizio civile in un sindacato e mi ero laureato in lettere, storia moderna, e avevo già frequentato l'archivio, all'epoca si chiamava Archivio Segreto Vaticano, ho fatto una scuola di archivistica perché, come hai detto tu, per me è molto importante anche andare alle fonti, quindi per me era importante poter anche lavorare in un archivio. Però in quell'occasione ho avuto un momento di raccoglimento e ho meditato
che ho pensato e ho pregato di voler fare un servizio utile per la mia città, per il mio paese e anche per il mondo. E posso confidarti che sarà, forse alcuni diranno che è un caso, e una settimana dopo mi è arrivata una telefonata e ho cominciato a lavorare in televisione. E devo dirti che ci sono state parecchie vicende, anche delicate, sono stato in una televisione, in varie televisioni private, anche a Telemonte Carlo, c'è stato un periodo di disoccupazione, io ho già un bambino piccolo, il mio piccolo, che oggi ha 30 anni, è grande, ma all'epoca aveva pochi mesi, e sono rimasto disoccupato perché la televisione è entrata in crisi, hanno mandato via la metà del personale. Ecco, però questo percorso, diciamo la fede mi ha aiutato, mi ha dato forse una marcia in più, cioè la possibilità di vedere oltre i problemi del presente, e devo dirti che è stata una grazia, di cui io sono ancora oggi grato, e penso che questa fede serve non per imporre agli altri una visione, ma serve per avere gli occhi più limpidi e poter vedere quello davvero, quello che accade, e anche oltre i pregiudizi. Io in questo ci credo molto, cioè credo che appunto un buon giornalista debba fare il proprio mestiere, non per imporre la propria visione, ma per aiutare gli altri a capire che alcune cose accadono anche al di là delle proprie convinzioni, e bisogna imparare anche a capire che la vita tante volte prende dei percorsi che sono diversi da quello che pensiamo. Ecco, io invece purtroppo vedo alcune persone, anche alcuni colleghi, che vengono dall'Italia in questa terra avendo già scritto il proprio servizio, o avendo già le idee che è molto chiare, troppo chiare. Ecco, invece io credo che bisogna lasciarti interrogare. E in questo la fede aiuta a mantenersi giovani dentro, per così dire, perché vuol dire non considerarsi mai arrivati, non considerare mai di avere la verità, e quindi proporre anche agli altri un percorso di dubbio, intanto avere il beneficio del dubbio. Grazie già fin da subito, Giovan Battista, e continuiamo dopo lo spazio pubblicitario. Ben ritrovati, sempre qui a Itinerari Domenicali 800 anni dopo Greccio. Quest'oggi, lo ricordo, siamo con il giornalista Rai Giovan Battista Brunori, che in questo momento si trova a Gerusalemme ed è in contatto con noi tramite Skype. Giovan Battista, diversi sono i luoghi e i volti con le loro storie che hai conosciuto o di cui hai parlato nei tuoi servizi. Quali tra questi conservi nel cuore? Beh, ti posso dire che ho intervistato in questo. Io sono arrivato qui a luglio in un periodo molto diverso. Era un periodo che sembrava in apparenza più tranquillo, anche se sapevamo che c'erano delle minacce di crisi, di violenza e di guerra, ma non sembravano così imminenti. E ci siamo trovati invece a ottobre, il 7 di ottobre, con un attacco terroristico che è stato senza precedenti. Ho intervistato tante persone, ho incontrato molte persone, e ti dico la verità, mi ha colpito moltissimo un italiano, per esempio, che è sposato e che vive qui da tanti anni in un kibbutz, ed era in lacrime. E lui ha avuto il 7 di ottobre in un kibbutz al confine con Gaza. E sono entrati i terroristi in casa sua e hanno ucciso e rapito alcuni parenti, e lui era in lacrime, una persona che viveva qui, vive qui da tanti anni, che oggi non ha più casa, perché è stata distrutta e ha avuto distrutta anche una parte della sua famiglia. Mi ha colpito molto, per esempio, parlare con Angelica. Angelica è una donna eccezionale che vive al nord, in un'altra zona di Israele, al confine con il Libano, in un kibbutz, e
è una donna impegnata per la pace e ha messo su da tanti anni un teatro dove ebrei, musulmani, arabi, cristiani fanno teatro insieme, una scuola di pace. E questa donna l'ho incontrata nel suo kibbutz. Molti, la gran parte delle persone del suo kibbutz, siccome anche dal nord ci sono rischi, minacce di guerra, di invasione, e ci sono bombardamenti quasi quotidiani, e i bambini, le donne, gli anziani, molti hanno lasciato il kibbutz, sono rimasti una cinquantina di persone, perché è una comunità agricola dove coltivano anche, appunto ci sono tanti terreni agricoli che vengono coltivati. E Angelica, che è una donna di pace, ha avuto modo anche di fare degli incontri in Vaticano, è una scuola di pace molto conosciuta. E lei, pensate che pochi giorni fa uno dei razzi è finito proprio sul teatro dove lei fa da tanti anni scuola di pace. Ecco, mi ha commosso vedere che proprio le persone che hanno lottato tutta la vita per la pace ora si trovano di fronte a questo calvario. Ecco, credo che mi ha colpito perché lei era commossa, noi eravamo commossi a sentire le sue parole, e quando ci ha detto di come e quanta energia, quanta passione, quanta voglia di costruire un cammino di pace, e che viene condiviso da tante persone. Quello che lei raccontava, che qui è molto chiaro, è che quando parliamo oggi, voi sentite, no, attraverso i telegiornali, i giornali, la radio, la televisione, internet, sentiamo parlare del Medio Oriente, no? Dobbiamo pensare che ci sono alcuni violenti terroristi che stanno cercando di imporre con la violenza la loro visione della storia, della vita, e hanno una loro impostazione. Ma ci sono tante persone, tanti arabi, musulmani che noi incontriamo, che vediamo, persone che incontriamo al bar, nei ristoranti, che lavorano con noi anche, che vogliono la pace. Quindi il mondo non è diviso, spaccato a metà, come alcuni integralisti vogliono farci capire. Ma in realtà c'è già una realtà di pace che gli integralisti vogliono cancellare. E proprio nel momento in cui sembrava che qui in Medio Oriente si potesse arrivare ad un accordo, con per esempio gli accordi di Abramo tra Israele e alcuni paesi arabi, e addirittura si parlava di un accordo con l'Arabia Saudita, che è il paese, come sapete, che ha il controllo dei luoghi santi principali. Ecco, proprio nel momento in cui le forze, come dire, della storia, le forze che lavorano per la pace o comunque che vanno in quella direzione, tentavano un accordo, proprio in quel momento quelli che sono poi discendenti di Erode cercano di uccidere questa speranza che nasce. Ecco, proprio questo purtroppo è quello che ho riscontrato. E le parole di Angelica, commossa, perché lei è determinata a continuare il suo lavoro di pace insieme ai suoi amici arabi, lei è ebrea, insieme ai suoi amici arabi, musulmani e cristiani. Ecco, questo sforzo di pace lei vuole continuare a farlo, però noi dobbiamo, credo, aiutarla. Proprio su questo ti volevo chiedere, ecco, oserei dire che Erode non è mai morto nel cuore indurito di chi non riconosce l'altro come fratello e vuole dominarlo, e in questo i bambini sono sempre le prime vittime a pagarne il prezzo più alto. Come stanno vivendo questa brutalità i piccoli di quella terra? Purtroppo i bambini sono appunto quelli che soffrono di più, soffrono i bambini di Gaza, e muoiono i bambini di Gaza, perché nei combattimenti sono tantissimi civili che muoiono, purtroppo, o che sono costretti a spostarsi verso luoghi più sicuri, che a Gaza non esistono più, manca l'acqua, manca il cibo, manca acqua pulita, e mancano le medicine. E così come sono i primi a soffrire i bambini che hanno visto uccidere per mano violenta i loro genitori. Pensate che tra i piccoli ostaggi dei terroristi di Hamas
c'erano tanti bambini, alcuni sono stati rilasciati, altri purtroppo sono morti, e una di queste è una bambina americana di 4 anni che ha avuto entrambi i genitori uccisi. Ora, alcuni bambini hanno dovuto vedere i video, perché gli è stata imposta questa forma di abuso, di violenza, e li hanno costretti a vedere dei video con i massacri del 7 di ottobre. E così come i bambini di Gaza, a poche centinaia di metri di distanza, magari, io sono stato in un kibbutz, Netiva sarà, poco dopo il massacro del 7 di ottobre, che si trova a poche centinaia di metri. Ecco, voi vedete due sofferenze gravissime a poche centinaia di metri di distanza. Eppure, io penso che, e quindi noi dobbiamo tenere sempre presente che il Natale è un bambino che nasce, e i bambini che sono il nostro futuro e sono quelli che dobbiamo proteggere più degli altri, hanno diritto a una vita serena e una vita normale. Ecco, purtroppo questa guerra che è scatenata, e lo dobbiamo dire, dai terroristi di Hamas, che non vogliono uno Stato palestinese perché hanno un altro obiettivo. Hanno l'obiettivo politico, che è quello di cancellare lo Stato di Israele. E questa situazione naturalmente destabilizza tutta l'area. E quindi io credo che i bambini hanno diritto a un futuro. Questo futuro di pace va costruito col dialogo. Giovan Battista, abbiamo celebrato da poco il Natale. Ecco, ti chiedo, tu conoscerai certamente Betlemme, la città del pane così definita, in cui la parola si è fatta carne, nel nascondimento e nella povertà della mangiatoia. Come vorresti che fosse il tuo presepe? E dove, secondo te, nasce ancora oggi Gesù? Sono stato a Betlemme nei giorni scorsi e purtroppo ho trovato appunto una città vuota di pellegrini, di turisti. In questi giorni in genere era già piena, gremita di gruppi che venivano da tutte le parti del mondo. Ho parlato con famiglie cattoliche di quelli che da tante generazioni realizzano i presepi, le statuette sacre bellissime, per esempio presepi costruiti con le radici dell'ulivo, ecco, simile a quello che avete voi, realizzato con le radici dell'ulivo di Betlemme. Naturalmente loro mi dicevano: non abbiamo mai visto Betlemme così, perché con la guerra si sono fermati i voli, e non vengono turisti dagli altri paesi, non vengono turisti e pellegrini anche dall'area, la stessa area regionale, perché con la guerra vengono chiusi spesso i villaggi e quindi non possono muoversi altre persone. Io il presepe, penso che il presepe è il segno di una speranza che nasce, e nasce soprattutto dove c'è bisogno. Quindi innanzitutto il presepe nasce dove manca la speranza. La prima emergenza, credo, del mondo di oggi sia: questo è un mondo che tante volte non vede la possibilità di una speranza. Credo che il presepe migliore sia proprio nel luogo dove manca la speranza, dove la vita è difficile, come nelle zone di guerra, dove si soffre negli ospedali, dove non si vede un futuro. Ecco, proprio lì credo che serva la nascita di un futuro migliore, di una speranza che non delude. Ecco, Gian Battista, siamo in chiusura. Ti volevo fare un'altra ultima domanda. Possiamo per un attimo immaginare che tu sia all'interno del grande presepe di quella terra che, appunto, come dicevi, viene definita santa. Sai, oggi ricordiamo l'arrivo dei magi e dei loro doni. Se tu fossi dinanzi al bambinello, con quale personaggio della natività vorresti contemplarlo e perché? Beh, è una bella domanda questa, ma io credo che vorrei essere vicino a un pastore, perché i pastori per qualche motivo si sono trovati a contatto con la notizia.
non erano dei grandi professori, non erano degli scienziati come i magi, erano persone semplici, però per qualche motivo si sono trovati a contatto con il fatto, con la notizia, col fatto più importante della loro storia. E io credo che questo è segno appunto di speranza. Molto spesso persone sapienti, colte, preparate, dicono tante cose vane e tante cose sbagliate, tante cose anche false, perché purtroppo succede anche questo. Ecco, credo che la semplicità dei pastori possa essere di esempio, perché i pastori sono gente che fa una vita dura, molto dura, e quindi il fatto che una persona che fa una vita così dura riesca ad avere una visione così chiara del presente e del futuro, credo che sia un segnale di speranza. Ecco, quindi io sì, vorrei essere vicino a un pastore. Gian Battista, grazie, veramente grazie per essere stato con noi. Per me è stato un onore comunque conversare con te. E ecco, speriamo poi di vederci in presenza, magari qui a San Giovanni Rotondo. So che sei molto devoto di Padre Pio e quindi quale miglior occasione per te per venirci a trovare. Per cui, con molto piacere. Grazie, grazie di cuore e saluto i nostri telespettatori, ricordando che ci rivedremo la prossima volta e sarà il nostro ultimo incontro qui con Itinerari Domenicali 800 anni dopo Greccio.